Ciao ragazzi, ciao Ciao Amerigo. Come Diego, notate, abbiamo davanti degli abbiamo attrezzi cambiato un po' un po'. strani per un canale di magia. In realtà abbiamo deciso un po' di allargare, no, lo scibile dello spettacolo. È un'arte molto affine, molto vicina comunque alla prestigiazione e alla giocoleria. Quindi Amerigo della Esatto, Vedova, assolutamente. con lui partiremo con una mini rubrica, nella quale insegnerai rudimenti di giocoleria. Quindi io ti lascerei un po' la parola, magari ci racconti come hai iniziato, come ti sei appassionato, un po' gli attrezzi. Parla Bah, tu. allora, assolutamente, prima di tutto un piacere essere qua, grazie Diego per Ma l'invito. grazie a te. Diciamo così, allora io ho iniziato ormai, vabbè, ho 25 anni, ho iniziato da quando ero ragazzino, quando ero proprio un bambino, quindi 10-11 anni. Ho iniziato perché mio zio mi portava spesso al circo, no? E tra tutte le figure artistiche, appunto, che propone il circo, la figura che mi affascinava maggiormente era sicuramente il giocoliere, no? Era la figura, anzi, andavo solo per il giocoliere, possiamo dire così. E da lì, allora, ho iniziato, no? Tornavo a casa con quello che c'era a disposizione a casa, quindi diciamolo subito all'inizio, no? La frutta è C'è il un classico, no? Le classico, le arance. arance. Poi con esperienza capirete che le arance potranno spaccare qualcosina, E però è dettaglio, quello è non stiamo a dettaglio. guardare tutto. E da lì, un po' da autodidatta, anzi all'inizio soprattutto autodidatta, ho iniziato a imparare i primi trick, quindi dalle due palline, poi già i primi trick un po' complicati con le tre e via dicendo. Per come la vedo io, le mie esibizioni mi esibisco sempre con i tre oggetti più classici, clave, anelli e palline. La cosa curiosa appunto che grazie anche all'invito di Diego, era che volevo magari insegnare le basi per le due e le tre palline, visto che molti quando mi incontrano mi dicono: ma come posso imparare? Quali sono le palline più adatte, le clave, gli anelli, via dicendo. Quindi, Tu hai un attrezzo preferito? io allora, tra tutti gli attrezzi, tra tutti i trick, secondo me alla fine le tre palline sono lo strumento più potente, o meglio più potente, che ha più trick a disposizione e comunque il numero perfetto, tra il numero perfetto così è sicuramente Nicola, più versatile più secondo te. versatile. E dal tuo punto di Esatto. vista, dei tre, c'è un attrezzo più difficile da padroneggiare? Allora, dal mio punto di vista le clave sono le più difficili, Ok. ma da non sottovalutare gli anelli, anzi soprattutto per chi inizia gli anelli tra i tre forse sono anche più difficili, perché gli anelli per chi inizia tende ad andare avanti col corpo. O meglio, tende ad andare avanti, no? Rispetto magari alle palline o alle stesse clave, perché le clave hanno la rotazione che Attenzione, tendono verso te, invece gli certo. anelli quando li lanci tendono avanti. È chiaro che comunque poi le clave sono sicuramente le più complicate. E uno che volesse iniziare, non volesse usare la frutta, ci sono negozi specializzati dove può Assolutamente, trovare. allora chiaramente anche qui, come con le carte da gioco, ci sono infinite tipologie di palline, palline, clave, anche lì ce ne sono tante, però è un po' più ristretto. Tantissime palline, ci sono quelle con dentro la sabbia, no? Che non ci sono quelle che invece rimbalzano e via dicendo. Io per esperienza personale posso dire che per iniziare le palline da tennis sono ottime. Ma anche perché sono ottime, perché essendo più leggere e poi rimbalzano, ti abituano nella presa, perché quando atterrano tendono, no, a rimbalzare, quindi tu ti abituano appunto a prendere magari le palline, avere una presa più forte per poi quando ci si esibisce, insomma. Quindi le palline da tennis le prendete, le trovate dappertutto, sono ottime per iniziare e anche non solo per iniziare, poi per allenarsi con più palline e via dicendo. E questo Perfetto. appunto per le No, palline è questo. ok, io ti ringrazio intanto per questa intro. Adesso magari ci Assolutamente, spostiamo e ci fai vedere assolutamente. proprio i Magari le prime rudimenti basi per con le iniziare. palline. Va Quindi bene. ragazzi, a fra Ciao poco. ragazzi, ciao Ciao. ciao. Ciao ragazzi, come promesso, con Amerigo abbiamo cambiato Eccomi. set e così ci insegnerà la base della giocoleria con le palline. Vai. Perfetto. Allora, diciamo che posso iniziare quindi a insegnarvi per incominciare le due palline e cercherò di insegnarvi il movimento più corretto, no? Anche dal mio punto di vista, no? Perché molti Certo. mi dicono: Amerigo, come posso iniziare le tre, le quattro? No, calma, prima ci sono le due palline, che anche questo fare una cosa, farle bene un'altra. Anche qui perché magari uno lo impara, per farvi l'esempio, no? Le due palline magari uno le impara in questa maniera qua, che è corretta, però questo è il famoso shower che poi si passa a tre. In realtà il movimento corretto delle due palline è questo qua, che sono dei lanci incrociati.
e questo movimento qua poi permetterà poi di passare alle tre palline, però quello è un altro discorso. Allora, per incominciare io direi di iniziare semplicemente con una pallina, so che sembra banale, ma iniziamo con una. L'idea è questa: lanciare la pallina da una mano all'altra in questa maniera. Però molto importante il lancio, perché uno, il lancio deve essere un lancio parabolico più o meno, no? Che segue la traiettoria di una parabola, e la pallina, o meglio il vertice, deve essere poco sopra oltre la testa, in questa maniera qua, quindi dalla destra alla sinistra il lancio parabolico dove la pallina supera di poco la testa, poi vabbè, un po' di più, un po' di meno non cambia niente. Molte delle due palline le imparano così, vengono fatte in questo modo qua, che appunto si chiama shower, cascata, che di solito è un trick che si fa con tre palline, quattro. E infatti io notavo che se parto con la mia mano dominante viene abbastanza facile, tra virgolette, no? Se parto con quella che non è la mia dominante, perché io sono mancino, non dominante, a volte... Sì.